Estate, innanzitutto, mi siete mancate tantissimo, sono contentissima anche di fare questo vlog nonostante non sia in perfetta forma. Infatti, quando andremo di là a fare i pacchetti, mi vedrete un po' in una challenge perché appunto mi sono fatta molto male al pollice con un coltellaccio. Vi ricordate i coltelli della Lidl che vi dicevo che tagliavano? Tagliano, anzi, tagliano davvero troppo e sono veramente molto affilati. Quindi mi raccomando, ragazze, se li utilizzate in cucina, state attente perché la minima distrazione è. E niente, è successo, quindi andiamo avanti. Come ogni challenge che la vita ci offre, noi andiamo. E però ve lo volevo dire perché quando andremo di là a fare i pacchetti, sarà un po' dura farli, però vedremo un attimino cosa ne uscirà fuori. Devo assolutamente fare i pacchetti di compleanno, per appunto Sophie oggi, perché tra 2 giorni è ufficialmente il suo compleanno, il suo birthday party. In realtà non è il birthday party perché appunto, Sophie va a scuola e il suo compleanno cade di giovedì, quindi cosa voglio fare? Voglio farle trovare i regali dopo scuola qui, magari farle trovare due quando si sveglia per aprirli prima della scuola e gli altri quando tornerà da scuola. E invece la celebrazione con i suoi amici sarà domenica in una sala che ho prenotato con tutti i giochi, appunto ci sono i scivoli, i posti dove saltare, altalene, è una specie di soft play, e poi c'è anche la sala con la musica e dove si può mangiare. Noi dobbiamo portare più che altro i dolci e la torta. E poi, vabbè, stavo pensando anche di andare a gonfiare dei palloncini che mi sono arrivati oggi da Timu, che ha scelto la Sophie, e devo portarli a gonfiare in un negozio che ho scoperto fa il servizio per gonfiarli con l'elio, e quindi devo assolutamente portarli sabato a gonfiarli. E niente, siamo belli carichi, abbiamo anche comprato, ora vedo lì dall'armadio perché ho nascosto tutto nell'armadio, non so come fate voi, ma io ho nascosto letteralmente tutto dentro, tra i giocattoli e le altre cose. Però lì ho messo anche le caramelle che dovremmo dare ai bambini a scuola, anzi ve le faccio vedere. Sono le caramelle, ne abbiamo prese 2 pacchetti di queste Haribo Star Mix perché i bambini in classe di Sophie sono 30 e quindi qua ce ne sono 22 in ciascuna, e sono proprio le Haribo Star Mix, queste qua, le faccio vedere. Hanno dentro proprio quelle basiche senza, vedete, i cuoricini, le uova. E ne abbiamo presi 2 pacchetti, queste le daremo alla maestra della Sophie che a fine lezione le potrà dare a ciascun bambino per portarle a casa. Secondo me è un'idea anche carina, è una cosa che fanno in classe di Sophie da quando ha iniziato la scuola. Cosa comunque di portare cibo tra virgolette, perché poi sono caramelle confezionate, a me piace tantissimo perché prima di tutto si danno cose che sono confezionate anche per ipotetiche allergie. Tu la dai alla maestra, la maestra lo dà poi al bambino e poi il genitore a fine giornata quando lo va a prendere deciderà se darlo o meno da mangiare appunto al proprio bambino, alla propria bambina. E poi una cosa che mi piace tanto è il fatto che non ci sono queste, diciamo, questi favoritismi nei confronti di un bambino piuttosto di un altro, ma tutti i bambini ricevono la stessa cosa e quindi si rendono tutti felici, insomma, piuttosto che evitare delle scene che io stessa in passato ho vissuto in prima persona, perché alla fine, quando ci sono i compleanni o festività in generale, purtroppo si ha a che fare con i genitori, ci sono genitori che sono super carini. E a volte ci sono anche genitori che sono dei veri e propri casi umani e che, non so, per problematiche magari personali o per come sono cresciuti anche loro, riflettono la loro cattiveria sugli altri genitori, sui bambini che poi sono piccolini innocenti e succedono delle cose un po' spiacevoli. Però, comunque, richiudiamo il tutto, parliamo soltanto di cose positive oggi, andiamo di là e impacchettiamo i regali. Vamonos, vamonos, vamonos! Allora, ci siamo spostate in salotto. E prima di tutto voglio farvi vedere la carta regalo che ha scelto proprio la Sophie delle principesse. Questa è una carta che trovate da Primark e c'era Bella, Jasmine, Cenerentola, Sleeping Beauty. Quindi un po' di principesse. Siamo spostate in salotto e intanto ho già la carta regalo che vi voglio far vedere delle principesse Disney con Jasmine, Sleeping Beauty, Cinderella. Insomma, ci sono un po' di principesse. Questa l'ho presa da Primark e pensate che l'ha scelta proprio la Sophie quando era con me e mi ha proprio detto: "Mamma, voglio questa carta regalo per il mio compleanno." Pagata
2 pound, spero che basti perché appunto ho solo questa, credo. Devo andare a vedere dove ho tutte le cose per fare i pacchetti regalo e devo andare un attimino a vedere perché da un po' che non andiamo a nessun compleanno, quindi non mi ricordo se abbiamo altra carta regalo. Questa tra l'altro si dovrebbe togliere abbastanza bene. Comunque vi dicevo che purtroppo non... Ah, così dovrebbe fare, ecco sì, così per aprirsi, da tirare così. Vi dicevo, scusate, che purtroppo mi fa molto male il pollice, quindi se mi vedrete un po' in difficoltà è per questo, perché ho veramente un mal atroce, sto cercando di fare del mio meglio. Proprio per questo infortunio, ho deciso di prendere da questo negozio che si chiama Card Factory. Ho preso questa, che tanto ho detto poi mi servirà anche per Natale, ed è un tape dispenser and tape. Comunque, ora andiamo ad aprire lo scotch. È arrivato anche un pacco, vi dicevo, da parte dei nostri amici in Scozia, Elena e Andrew. O almeno io sono sicura che sono loro, figurati, non, perché l'ho sentita ieri la Elena. Che messaggiavamo ed è arrivato questo pacco. Vediamo se è da parte loro. Lei poi fa sempre, sceglie sempre questi pacchettini che secondo me sono stupendi di Amazon, perché sono anche non soltanto molto belli. Dai, vi faccio vedere. Ecco, ho paura che poi non riesco più a rimetterlo dentro. L'ha scelto verde, o comunque non so se la scelta del colore fosse random, però sono appunto utilissimi anche per poterli riutilizzare. Sì, è proprio da parte di Elena e Andrew. Grazie, grazie di cuore. E c'è scritto: Dear Sophie, happy birthday, have an amazing day. We hope to see you soon from Elena e Andrew. Qui c'è anche la possibilità di mettere il proprio messaggio. Questo lo lascio qua per il semplice fatto che quando andrò a nascondere i regali, così questo è già messo all'interno di un pacco. Posso richiuderlo? No, non ce la faccio perché non posso usare il pollice. Ve l'ho detto, ragazzi, quest'oggi è una challenge. Comunque, tanto sto registrando, metto questo così e cominciamo a vedere quelli che sono i regali. Tra l'altro, ho preso anche un sacchetto da TK Maxx. Fatto così per andare a metterci i pensierini dei miei genitori da parte loro. E abbiamo il primo regalo che è, non so se riesco a farvelo vedere, è gigantesco. È un vestito da principessa super pomposo, quindi a differenza degli altri vestiti da principessa, questo è molto, lo chiamerei lussuoso, perché è proprio, non so se dà l'idea, no, guardate la gonna com'è grossa, è gigantesca, gliel'ho preso proprio apposta a Sophie, perché so che a lei piacciono tantissimo queste tipologie di vestiti e risulterebbe così come su questa bambina, così, e lei adora travestirsi da principessa. La cosa che mi piaceva è appunto il fatto che adora anche tutte queste cose pompose, e questo vestito ha proprio una gonna molto molto larga, in modo tale che quando appunto lo indosserà si sentirà una vera e propria principessa. Ha già altri vestiti da principessa, però volevo proprio uno, volevo trovarne uno fatto così perché so che le piace tantissimo il tulle e queste gonne pompose, au, quindi sono molto contenta di averla trovata. Ho detto perfetto, le piacerà veramente tanto. Ha questi dettagli e anche la corona che la ragazza mi ha staccato. Sì, ha anche il sacchettino con la corona qua. Questo brand, però, vi faccio vedere, credo che era scritto sopra Dream Play Imagine. Sì, l'ho preso da TK Maxx comunque e è. Sì, proprio di questo brand qua, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, vediamo se riesco. Questo brand qua, Dream Play Imagine. E proprio immaginatevi che hanno proprio tutti dei vestiti, uno più bello dell'altro. E un altro che mi piaceva, però non riuscivo a portarlo per via della mano, era proprio uno che aveva un cerchio qua in fondo, modello Bridgerton.
però appunto anche questo è molto molto bello e ora lo metto in questo sacchetto con la corona. Allora, questo è il primo regalino che devo fare entrare qui dentro. Non credevo che fosse così piccolo il pacchetto. Quindi il vestito ci è andato, non lo sapevo, ma ha anche questo il cerchio a fine gonna. Quindi cerco di fare un po' così perché volevo fare entrare anche un altro pensiero da parte dei nonni. L'altro regalo è questo, ovvero un borsellino, una borsa a forma di gattino, ma non è un gattino semplice perché è un gattino che fa danza, quindi ballet, e la cosa carina è che ha proprio lo spazio interno per poter mettere le proprie cose. Io mi ricordo che quando ero piccola avevo una cosa del genere. La Sofia è proprio un'amante dei gatti e è anche un'amante delle borse, quindi ho detto perché no, le prendo questo gattino rosa che fa anche danza e così quando usciamo può mettere le sue cosine qua dentro e ha anche il collarino dove lei può scrivere il nome del suo gattino, c'è scritto il mio nome è, e lo trovo molto carino, è di questo brand Pucci & Co. In realtà c'erano anche altri gattini, qua è chiusa però appunto è una vera e propria borsa sia da portare così ma anche da portare a tracolla ovviamente per bambini. Con il codino tutto rosa, troppo bella, troppo troppo bella. Pensavo di metterla qua dentro, ma ora vediamo un attimino. E poi, sempre da TK Maxx, ho preso questo set di codini con uno sacchiotto bianco, uno sacchiotto con il codino rosa chiaro e un coniglietto ballerina. Con il corpo, questi mi ricordano tanto alcuni codini che avevo quando ero piccolina, che erano così proprio fatti a peluche e mi ricordavo che li amavo e li ho presi sempre da TK Maxx, sono di questo brand che si chiama Dunbar Global, set da 3. Allora, altra cosa che faccio da parte dei miei genitori, che oltretutto mi hanno mandato anche le letterine. Dove le ho messe le letterine? Oddio, datemi un secondo che ho perso le letterine. Ora, ho deciso di farvi vedere prima tutte le cosine. Intanto sono andata a recuperare le cartoline da parte dei nonni, le lascio proprio con il francobollo e il nome della Sophie, così poi lei se le può scartare e la faccio sentire un attimino, la facciamo sentire importante. Infatti mia mamma ha detto abbiamo scritto il nome di lei proprio apposta, quindi le metto qui dentro. Poi continuiamo, tanto questi faccio un mix di quelle che ho preso io per lei e i miei genitori, facciamo proprio un mix, insomma. Qui abbiamo le LOL, questo è LOL Twins Surprise Swap, quindi praticamente è intercambiabile la faccia della LOL, cioè sia questa in versione rosa che in versione rosa e blu, e poi ci sono vari accessori qua dentro per poter acconciare i capelli qua dentro all'interno e c'è anche il porta accessori, è fatta così e questa è quella che voleva proprio la Sophie, sono i colori che voleva perché in realtà ci sono anche questi modelli qui e queste le ho pagate 14,99 invece di 29. Per me è essenziale ragazzi andare a comprare le cose da TK Maxx perché costano di meno e i giochi costano davvero una fucilata, costano davvero tanto tanto, secondo me sono pazzi con i prezzi, però vabbè, per il compleanno ci sta, quindi questo è uno. Poi Sophie Passione Polly Pocket, le ho preso queste Polly Pocket, vi faccio vedere, c'è una specie di garage dove parte la macchinina, i personaggi, e lei è una fan dei Polly Pocket, quelli tascabili, quindi sono sicura che questo gigante le piacerà. Abbiamo poi un altro regalo che è un po' più diverso rispetto a questi qua, perché è un regalo un po' più didattico, se vogliamo. Amazing Science, quindi qualcosa di scientifico. Ho cercato di fare un po' e un po'. Questo, tra l'altro, l'ho trovato in offerta. E, è praticamente un piccolo chimico, insomma, dove ci sono delle attività per andare ad imparare, ci sono dei trivia game dove possiamo imparare cose riguardanti la scienza e i pianeti, ci sono dei puzzle per quanto riguarda la chimica. Poi abbiamo
altri pacchetti da fare per queste cosine, che non sono tante, però sono super cute. Questa cosmetic bag, Sofia ha una passione per tutte queste borsettine, pochette, eccetera. Quando l'ho trovato ho detto non ci posso credere perché è esattamente il modello, le faccine che lei ama follemente, le disegna anche nei suoi quadernini, quindi le ho voluto prendere questo che tra l'altro è anche con questo effetto super cute. La faccina fatta a gattino, poi abbiamo, vediamo se riesco a tenere per bene il telefono così, abbiamo un set con mirror che si illumina delle LOL, due lip balm, uno al watermelon e uno alla fragola, due hair clip per i capelli, due mollettine e due anellini sempre delle LOL, quindi questo set carino. Sono riuscita anche a trovare un'altra cosa in offerta da TK Maxx di questo brand che è francese, si chiama Avenir ed è un pom-pom più sand art. La mia migliore amica Vicky in Italia aveva regalato una cosa simile a lei e le è piaciuto davvero tantissimo, quindi qualcosa di creativo dove può appunto sbizzarrirsi con la fantasia, ecco, vi faccio vedere. E tra l'altro sono riuscita a pagarlo un prezzo super scontato rispetto al prezzo di partenza che è 12,50, quindi un'altra piccola attività da fare, molto molto carino. Tra l'altro questo c'è anche su Amazon. Poi abbiamo l'ultimo regalo, che è un Carry and Care Veterinary Playset, ce la vuoi fare Sara? Quindi voleva un pet da poter curare modello veterinaria e siamo riusciti a trovare questo perché appunto lei me l'aveva già fatto vedere da TK Maxx, io sono tornata il giorno dopo in pausa pranzo e gliel'ho subito preso con appunto tutti gli strumenti vari per poter prendersi cura del cagnolino. Quindi questi sono gli ultimi pensierini e qua ci sono altre cose che ho preso sempre da questo negozio qui, faccio vedere, da Card Factory, le ho preso una cartolina di Gabby's Dollhouse con scritto Have a Glittery Birthday, fatta così perché a lei piace tanto Gabby's Dollhouse, quindi gliel'ho presa. Qua abbiamo un banner da mettere il giorno del suo compleanno con scritto Happy, Happy Birthday in rosa e in viola. Le ho preso poi le candeline con scritto Happy Birthday. Carine. Questo da mettere sulla torta con il 7. Questa spilla da portare appunto a scuola con scritto 7 da mettere sull'uniforme. È un'altra cosa che fanno sempre da lei a scuola. E poi niente, dei tovagliolini semplicissimi con scritto Happy Birthday. Ho posizionato tutti i regalini che abbiamo incartato l'altro giorno perché domani è il compleanno di Sophie e qua ci sono tutte le sue letterine da parte del suo papà, dei suoi nonni, abbiamo un regalo anche di Allen Andrew, insomma abbiamo tutti i regalini qua e ho anche messo una tenda con tutti i glitter, vi faccio vedere. Qua ho messo questa tenda con tutti i glitter attaccata alla porta e non vedo l'ora di vedere la sua reazione domani. Scusate se parlo così, ma sta dormendo. Ha praticamente tutti i glitter ed è una tenda che arriva fino in fondo. E domani vediamo la reazione di Sophie. Non vedo l'ora. Oh! Auguri! Buon compleanno! Andiamo! You like it? Ehi! Quella? Da nonna e la nonna? È per Sì. te? I wanna be This to under my mommy. post! That's mommy and Nonno? mama. C'è daddy, nonno e la nonna? The Vicky get me one. Sì? Is it still It's open? coming, it's coming. Oof. Are you? Oh! What is it? What is that? Science? Experiments? So we can do experiments. Do you want to open another one? Also, Daddy's. Daddy said that you can open his.
No, because they already knew it's a pencil case. I felt it and I knew that it was a pencil case. Ok. Va bene, apri che poi facciamo colazione e dobbiamo andare a scuola. What? What's that? A little elf. What is it? Well, cosmetics are impossible. Do you want to take a lip balm with you this morning at school? Really? Isn't like the... It's like the princess one. Yeah, but this is different, right? Yeah, except it's another one. Accessible. Open the letters, Sophie. Open all the letters. I'm gonna open one of them. Ah, ok. Because I don't want them to be surprised. Va bene. Just start with nonna. Grazie, nonno. E poi abbiamo, credo, la nonna. Cruella e Andrew. Cosa c'è scritto nel... What's written in there? Dear Sophie, happy birthday. You printed it? No. Where it's printed? From Amazon. Dear Sophie, happy birthday. Have an amazing day. We hope to see you soon. XXX from Elena. One Elena. And Andrew. Hey, okay. Opening, where girl. Where is from? Melbourne. Oh, where is from? From Elena. From Edinburgh. We traveled all the way from there. Do you know what they got me? Bag. Eh? Do you know what they got me? No, non lo so. È una sorpresa anche per me. It's a surprise. I don't know. What? It's a box. Oh. Should we open it? We need scissors. Surprise out. Oh. National Geographic, Sophie. Con tutte le gemme, lo sanno che ti piacciono gli esperimenti. Che bello! Dobbiamo. Aragonite. Amethyst. Desert rose. Tiger's eye. Wow. Tiger's eye. Fluoret. Come si dice la Andrew? Adesso dobbiamo mandargli un messaggino, grazie. Vero? Che bello, amore, esperimenti. Un altro. How do you feel about being 7 today, Sophie? Excited. Really? Yeah, it's my favorite number. And what are you doing today at school with your friends? Giving out sweets. Ok, li hai messi nello zaino? Yeah. Ok. Sei excited? Yeah. Oh. I love you. Ciao patatona, ciao mammina, oddio dove sono? Cosa è successo? What did she get? She got you.